L'omofobia, ma anche la misoginia, chi ricorda le dichiarazioni volgari nei confronti della cantante Madonna quando di recente a San Pietroburgo ha voluto dedicare il suo concerto alle detenute passe Riot, sono un biglietto da visita inequivocabile dell'autoritarismo che si ripropone come metodo di governo per tenere insieme la grande Russia e dare continuità al suo mito, tra l'altro virilista, viriloide, macho, o come diavolo vorrete dire. Sono fattori identificanti che si possono ancora adoperare contro il diverso, dopo che ne hanno proibiti degli altri. Non puoi più prendertela con il diverso ebreo, faccio per dirne uno. L'omogeneità religiosa e etnica sono più complicate ormai anche da quelle parti. Che cosa c'è di meglio se non affermare il conformismo perbenista e la forza, l'autorità, quindi anche lo Stato autoritario, attraverso la discriminazione del diverso sul piano del genere o dell'orientamento sessuale? Non c'è da stupirsi, dunque, ahimè, se questa è l'ultima forma che sopravvive di discriminazione della quale ci si vanta in pubblico, che si ritiene di fare bella figura a praticare. Fa parte appunto dell'istinto reazionario e conservatore che il potere naturalmente incarna e che in Russia, ma non soltanto in Russia, anche in Italia, sia pure in misura minore, prende questa forma omofoba. Dunque denunciarlo è non soltanto necessario, ma in qualche modo doveroso se si vuole tenere aperto un progetto di Stati Uniti d'Europa fondati su una dialettica democratica e sul pieno riconoscimento non solo dei diritti umani ma anche dei diritti civili. Una battaglia che non è scontata, lo sappiamo bene, neanche in Italia, che anche a Milano incontra ancora delle resistenze. Tutto sta a ragionare su quali siano gli strumenti più efficaci. Revocare il gemellaggio tra Milano e San Pietroburgo? Siamo sicuri che interrompere il canale di comunicazione costituito anche da un gemellaggio possa essere lo strumento più efficace? Io non ne sono sicuro, è l'eterno dilemma delle diplomazie. Meglio far finta di chiudere un occhio sui diritti umani perché ci conviene continuare il business, questa è una posizione cinica della realpolitik che si manifesta nei confronti della Cina, pensiamo a cosa è successo anche con la visita del Dalai Lama, e che si è proposto in maniera spregiudicata in Italia con l'asse Berlusconi-Putin a proposito appunto degli affari con la Federazione Russa. No, questa naturalmente non può essere la via, la realpolitik è cinica che calpesta i diritti umani, ma bisogna trovare la giusta ed efficace via che porti avanti la denuncia, che faccia in modo che questa denuncia possa svilupparsi lì a San Pietroburgo in questo caso, e che non per questo ci si isoli e si interrompa il rapporto con un'opinione pubblica, quella della città di San Pietroburgo appunto, che è invece certamente matura per affrontare questo tema.